Ascolti TV lunedì 20 febbraio 2023, fiori sopra l'inferno, VIP, stasera tutto è possibile, dati Auditel e Share. Ascolti TV lunedì 20 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? Il mese di febbraio prosegue. Una nuova settimana è appena iniziata, ma nulla cambia per il pubblico da casa. Anzi, la programmazione TV è stata ricca, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere. Il palinsesto, tra serie TV, programmi di attualità e approfondimento, è stato variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10:00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri. Di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. Partiamo dalla TV pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la seconda puntata della serie TV Fiori sopra l'inferno, i casi di Teresa Battaglia conquista 000 spettatori pari al percento di share. Per Rai 2 lo show con Stefano De Martino stasera tutto è possibile piace a 000 spettatori con il percento di share. Per Rai 3 invece il programma d'attualità presa diretta conquista una platea di 000 spettatori con il percento di share. Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il programma Grande Fratello VIP catalizza l'attenzione di 000 spettatori con uno share del percento. Su Italia 1 invece lo show Freedom Oltre il Confine porta a casa uno share del percento a fronte di 000 spettatori. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un ammontare di AM 000 spettatori, per cento. Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Sulla 7 il programma d'approfondimento ed in un pianeta da salvare appassiona 000 spettatori con il percento di share. Su TV8 il film Attacco al potere Olympus Has Fallen è stato seguito da 000 spettatori con il percento di share. Sul 9 Little Big Italy Vienna segna 000 spettatori, per cento di share.